bene, anche oggi siamo qui. Sì, dai, posso dirti di averti perdonato. Ah, guarda, sono proprio contento. Con PS4 abbiamo chiarito e ora sono a posto con tutti. Ti sbagli, giovanotto. Oddio, ma credevo che almeno tu non parlassi. Ti piacerebbe? In ogni caso non capisco, ti ho ripresa dopo anni. Cosa c'è che non va? Beh, innanzitutto vedi di girarmi che mi stanno scombinando tutti i circuiti. Ups, scusa, ormai ho l'abitudine di mettere le console in piedi. Ah, ok, ora va meglio. Bene, ora dimmi pure quel che ti turba. Ormai sono praticamente uno psicologo. Ah, lo chiedi pure? Eccoci, ne siamo. Sì, se lo chiedo è perché non lo so. Se no, per quale motivo dovrei farlo? Mi riprendi dopo anni e poi vuoi mollarmi così come uno straccio vecchio? Ma no, dai. Gli stracci mica li uso per giocare. Ah, bravo, quindi sono solo un gioco per te. Ed eccone un'altra che ricomincia. Stai tranquilla, nonna, purtroppo è così. Ce ne siamo fatte tutta una ragione. È un po' uno sciupa console. Sciupa chi? Oddio, un'aliena! No, 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 tranquilla, è solo una console più recente di te. Esatto, piacere, io sono la PS5, una versione molto più bella e tecnologica di te. Sì, più o meno la spiegazione è quella. Aspetta, mi stai dicendo che sarebbe mia nipote? No, no, tranquilla. Oh, meno male, mi sarei sentita troppo vecchia. È la tua pro-pro-nipote. Oddio, svengo! No, 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 per carità, e poi non sei così vecchia, dai. Come no, è uscita addirittura nel 1994. Appunto, sono nato io nel 94. E infatti sei vecchio. Stai zitta, peggiori la situazione così. Ormai non mi vorrà più nessuno. No, dai, non è vero, secondo me sei ancora un po' ricercata. Per forza, nessuno trova me e allora ripiegano. La finiamo per favore di mettere il dito nella piaga? No, no, per carità, non mettere il dito, non vorrei che la rompessi. Ormai sarà fragile come un cracker. Allora, la smetti? No, no, lasciala fare. Cosa? Cosa? Ha ragione lei, ormai sono inutile. Butta pure via tutti i miei CD. CD? Li fanno ancora? Ah, non ascoltarla, ci siamo solo un po' persi di vista, ma rimani sempre una cara e vecchia amica. Vedi, lo dici anche tu? Ecco, detto vecchia, ma che idiota. Mamma mia, certo che fai proprio schifo a consolare le persone. Allora, ma te la prendi pure con me, ma poi lascia giudicare lei, no? Confermo, fai schifo. Vedi, almeno su qualcosa andate d'accordo. Allora, quando andiamo? Dove? In discarica, così almeno la facciamo finita. Ma non dire idiozie, non ti porterei mai in discarica. Davvero? Certo, non potrei mai mandarti lì. Ma in un negozio di antiquariato sì. Oh, ancora, ma per quanto vuoi andare avanti? Finché non si leva e ci lascia giocare, sta befana. Dai, su PS1, non puoi farti trattare così. Sai, forse hai ragione. Esatto, non te lo meriti. Sì, giusto, ed impara! Avere più rispetto per gli anziani. Ma allora lo pensi davvero? No, 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 scusa. Mamma mia, peggiora ogni secondo che passa. Tra un po' sarà meno intelligente di un pesce rosso. Ascolta, PS1, tutto quello che ho detto sono solo un sacco di stupidaggini. Su questo sono d'accordo. Ma adesso ti parlerò con il cuore. Oddio, partire spiolinata sentimentale. Dimmi. Io purtroppo sono figlio unico e a volte mi ritrovavo spesso da solo. No, pure la storia della sua noiosa vita, no. Ma quando ero un po' giù c'eri sempre tu a giocare con me. Chissà per quanti altri lo hai fatto. Sono davvero così importante? Certo, sei unica. Certo, l'unica ad usare ancora i CD. Ascolta, PS5, abbassa le arie perché la signorina qua ti può ancora dare filo da torcere. Questa? Ma se non riesce neanche a reggersi in piedi, ma per favore. Non ho bisogno di stare in piedi per schiacciarti, nipotina. Così mi piaci, questa era pesante. Ma stai zitta, che è una grafica con talmente tanti quadratini che sembra sempre di giocare a Minecraft. Vabbè, ma non è che si può... Zitto, zitto, mi difendo da sola. Ok, ok. Cavoli, la signora ha tirato fuori le unghie. Saranno anche a pixel, ma almeno i miei giochi hanno una giocabilità e durata migliore della tua. Ah, colpita. Ma conta la qualità, non la quantità. Non male come risposta. Sì, certo, allora facciamo 2 giochi all'anno e giochiamo solo a quelli, che ne dici? No, per carità, ti prego. Intendevo che per fare le cose belle ci vuole tempo. Quello è vero, anche per quelle buone così. Sì, ma non un'eternità, e poi almeno i miei gamer non spendevano un rene a gioco. Beh, grazie, c'era zio Tonino che li faceva. Poi non ne funzionava mezzo, però almeno ci provava. La qualità si paga, almeno i miei giocatori non devono mettersi in ginocchio e sperare che parto. Oddio, che ricordi, per non parlare del soffio magico che faceva partire tutto. Guarda che funziona ancora, guarda qua. Dai, dai, dai. Sì, andiamo, campioni del mondo, andiamo così, dai, sì! Ma cosa fa?
fai? Scusa, vecchie abitudini. Vedi? Mi basta accendermi per dare gioia. Infatti, oppure nervoso quando non partiva. Sì, certo. Peccato che poi quando si iniziava a giocare era una noia incredibile. Che ne sai tu? Appunto, va che i miei giochi non hanno nulla da invidiare ai tuoi. Vero, alcuni sono sempre stati epici. Vorrei mica paragonarli, scusa. Beh, effettivamente forse sarebbe un po'... Ci sto. Sei sicura? Guarda che mi sembra un rischio. Tranquillo, le dimostrerò che sbaglia. Bene, proviamo, sperando non sia un disastro. Ma prima, ragazzi, vi sta piacendo questa nuova sfida? Allora arriviamo a 20k like per un nuovo video, per un'altra sfida tra console. Inoltre volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non volete perdervi neanche un contenuto e soprattutto video epici come questo. E ora entriamo nel vivo della sfida. Ok, vediamo. Per esempio, guarda qui, eccoti FIFA 21. Sì, sì, vai, c'è, siete dei poveri, buttala dentro e fuori. Tutto qui? Guarda che ho avuto una marea di FIFA, per esempio. Forza, giocatore, dico, non mi ricordo il nome, ma da solo calcia e parata. C'è quella roba, dai, giocatori tutti uguali, è un campo inguardabile. Beh, effettivamente se gli cambi i capelli sono quasi tutti identici. Beh, perlomeno la schermata era semplice, non come la tua che ha un sacco di robe inutili per nulla. Beh, effettivamente quelle scritte danno fastidio, O forse lo dico solo come scusa perché sono troppo scarso. Beh, però a te manca una cosa epica. Tipo? Volta la modalità di calcio da strada, c'è pure il calcetto a 5. Dai, forza, qui siamo davanti alla porta, non possiamo sbagliarlo e non è possibile. Volta? Guarda che la mia modalità indoor di FIFA 98 era molto meglio. Questa non me la ricordavo, era spettacolare. Da piccolo non ne perdevo una. Forza, dai, si dà solamente a portiere, calcia! Che botta! A momenti rompo il plexiglass. Vabbè, però tu non hai giochi con personaggi epici tipo il mio carissimo Spider-Man Miles Morales. Oh, grande, troppo bello, ma che roba, si oscilla per New York, si combatte qualche cattivone e poi, si va a sbattere contro i grattacieli. Hai ragione, non ho Miles Morales, ma ho lo Spider-Man originale. Sì, il mio primo Spider-Man, che forza, ma che roba, si oscilla per New York, con ragnatele che non si sa bene dove si attacchino, poi si combatte qualche nemico e si cade rovinosamente dai grattacieli, anche perché non c'è la strada. Beh, però altro tipo Resident Evil. Beh, perché non fai vedere? Abbiamo un problemino tecnico, non è ancora uscito purtroppo. Cosa? Eh sì, come tanti giochi che avete più o meno in comune. Forse più avanti dovrei fare un altro episodio. Bella figura, complimenti. Il mio Resident Evil invece, eccolo qui. Beh, perché non fai partire? Mi dispiace, non ce la faccio, ho sempre avuto troppa paura. Ok, l'aiutante è poco collaborativo, ma io ho un asso nella manica che ti metterà il tappeto. Mamma, attenzione, vuole tirare il colpo del KO. Ecco a te uno dei giochi più giocati degli ultimi anni, Fortnite. Vabbè, ormai qua lo sanno tutti a memoria, mi hanno visto un sacco di volte. Si scende, si prendono le armi, si spara, costruisci le difese, sempre se sei capace, non come me. E infine vieni ucciso per una cavolata. Ok, forse qui hai vinto, non posso contrattaccare. La vittoria è mia. Ma mi permetto di dissentire. Che? In realtà Fortnite per PS1 esiste, non è una versione ufficiale, però c'è. Davvero? Assolutamente. Stai inventando, vuoi solo difenderla. Ah sì? Allora guarda questo. Non ci credo. Wow. E anche qui si prende l'arma, si spara, si costruisce e poi alla fine si vince. Semplicemente perché non sono io a giocare, è il ragazzo che l'ha creata. Trovate il link in descrizione. Che dire? Allora siamo pari. Per quanto il numero dei miei giochi sarà sempre superiore al tuo. Vero, al momento è così. Beh, io ti supero nella grafica, nella velocità e nella memoria. E beh, sono passati 26 anni, ci mancherebbe. Saresti da prendere a schiaffi, se no. Comunque, ti, stupidot, non ci hai ancora detto cosa ne pensi. Chi? Tu vedi qualcun altro con la faccia da stupido qui? Beh, secondo me si dovrebbe fare un discorso più ampio. Oh mamma, ma riparte col discorso. A mio parere non è tanto la grafica oppure il design, è più la bellezza delle emozioni che una console ci dà. Amen, fratello. Certo, perché sai, si potrebbero fare molti discorsi su questa cosa, tra le interazioni uomo e macchina. Oddio, che noia, ma cosa gli hai preso? Oh, mi sa che la tua presenza avrà risvegliato il filosofo che...
lui. Vabbè, non so te, ma io mi spengo. Idem, sorella. Comunque ti dirò la verità, in realtà adesso che ti guardo sono contenta di come sono diventata. Davvero? Grazie e scusami per quelle brutte parole. In realtà ti ho sempre ammirata molto. Senza di te non sarei neanche qui. Tranquilla, sei giovane, normale. Un giorno capirai. Spero di imparare dalla migliore. Beh, ti saluto. Se lo sento ancora un po', rischio di surriscaldarmi dalla noia. Ciao! Ti capisco, vado anch'io. Ciao, bella, ne? Ciao! Oh no, io non ho l'autospegnimento! E semplicemente con questo voglio dire che... Molto interessante, Vano. Ma potresti farmi un favore? Ma sì, certo! Proveresti quel pulsante con le scritte verdi? Ho paura che, sai, dopo anni non vada più. Sì, figurati! Lo faccio subito! Bene, ora posso riprendere il mio disco. Ehi, PS1? No, ma che stupido! Quello è il pulsante per spegnerla! Ah, mannaggia! Devo aver sbagliato a dirmelo. Capita, sai... Vabbè, meno male che c'è la mia cara PS5 che mi ascolta se... No, lo spegnimento automatico, che stupido! Vabbè, sono cose che capitano. Oh, cavoli, avevo fatto proprio un bel discorso. Peccato, lo terrò per la mia Switch. Cosa? No, scordatelo! Addio! No, si è spenta pure lei! Ma dai, sti spegnimenti automatici a volte sono proprio un disastro. Ah... Cavoli, peccato, l'argomento andava approfondito, ma vabbè, sarà per un'altra volta. Bella ragazzi, questo era PS1 vs PS5. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, soprattutto condividete e iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, per non perdervi nulla. E ricordatevi di arrivare a 20k like per un altro VS tra console. Bene, il video termina ufficialmente qui e noi ci vediamo domenica con un altro nuovo video. E bella! E a sto punto dovrò ripiegare sul cellulare. Si sono addormentati tutti qua. Ah, mannaggia. Chissà come mai poi.